Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi oggi parliamo di quello che finalmente sta per arrivare su Fortnite e che tutti ci stiamo aspettando oramai da quasi 3 settimane, ovvero sia da quando è stato rivelato parte del codice sorgente di Fortnite che riguardava la nuova modalità chiamata Playground, in italiano ragazzi, parco giochi. Finalmente da qualche ora è disponibile, sbadeng, questa immagine qua ragazzi nella sezione news, notizie di Fortnite che dice: Matt Parco Giochi, presto disponibile, scatena la creatività sulla tua isola privata. Allora ragazzi, questa modalità Parco Giochi è veramente, veramente attesa da tantissimi giocatori perché introdurrà delle nuove tecniche di gioco e una modalità completamente nuova che i giocatori di Fortnite si stanno veramente aspettando. Qua cosa fa il Parco Giochi? Perché è così tanto atteso? Allora, Parco Giochi, secondo quello che è stato rivelato dai data miner e diciamo più o meno reso semi-ufficialmente pubblico da Epic Games, sarà una modalità che vedrà al suo interno la possibilità di sviluppare la nostra fantasia in maniera praticamente illimitata. Ci saranno 10 volte di più la disponibilità di farmare risorse. Inoltre ci saranno moltissime armi in più con tanto di munizioni e un sacco di lama sparsi per tutta la mappa. La cosa molto particolare che caratterizza la modalità Playground è che ci sarà il fuoco amico nel momento in cui dovessimo giocare in team o in duo. Questo vuol dire in soldoni che noi potenzialmente possiamo killare i nostri compagni di squadra. Sì, i nostri compagni di squadra e tra l'altro, anche se noi killassimo un nostro compagno di squadra o venissimo killati o da un teammate oppure da un nemico, ci sarà per la prima volta la modalità respawn. Quindi ragazzi, tutti adesso ci chiediamo: ma allora scusatemi, come cacchio si vince la modalità parco giochi se c'è la modalità respawn? Non si sa e non si è capito se si vinca o non si vinca, perché non hanno mai parlato di occhio della tempesta. Questo vuol dire, ragazzi, che potrebbe essere davvero solo ed esclusivamente una mega Royal Rumble dove ci si butta dentro tutti e si parte con l'ignoranza estrema. Sappiamo, ragazzi, che la cosa che hanno specificato in questa notizia e che non avevano detto, diciamo, finora era appunto quella riga lì in calce al titolo che dice: la tua isola privata. Questo vuol dire che si potrà magari giocare solo in quattro, in una mappa personalizzata solo per quattro, oppure le squadre saranno un po' più ristrette, magari si fanno, scusate, mini modalità da 20 giocatori per dire. Nessuno, prima dell'uscita ufficiale della notizia, Epic Games compresa, aveva parlato di isola privata, quindi ha un po' ribaltato tutte le aspettative del web che stanno appunto cercando di capire come verrà strutturata questa modalità. Il team aveva rilasciato, il team di Epic Games aveva rilasciato una settimana e mezza fa una dichiarazione ufficiale dove sosteneva che la modalità Playgrounds era una delle modalità su cui loro stavano
lavorando e spingendo di più per farla uscire nel migliore dei modi, in quanto erano molto curiosi di capire come potrebbero essere sfruttate le nuove caratteristiche della modalità da parte dei giocatori. Quindi in realtà secondo me ci saranno molte altre cose che non ci sono ancora state dette. Fatto sì è, ragazzi, che credo che domani, martedì, cos'è oggi? Che giorno è oggi? Fammi ricordare che non mi ricordo. Domani, martedì 26 giugno, dove in realtà dovrebbe esserci il consueto update, quello lì leggero, di Fortnite, potremo trovare la modalità parco giochi. Abbastanza improbabile, secondo me, che venga rilasciata giovedì, quando già avremo le sfide della settimana numero 9. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su se vi piace la nuova modalità parco giochi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa modalità, le vostre opinioni, i vostri pareri. Io piano piano vi leggo tutti, raga, mi fa piacere un sacco leggervi. Vi ricordo anche di iscrivervi al canale e di far iscrivere i vostri amici. Noi ci vediamo in live. Ciao!